Professore, com'è andata? Molto bene. Ho detto che l'anima mia magnifica il Signore, perché è un momento di gioia quando vedi che le cose belle suscitano interesse, coinvolgono. Beh, c'è da sperare, proprio per l'umanità in genere, perché vuol dire che siamo assetati di qualcosa che ci trascende. Il suo cruce è Palazzo de Lieto, una struttura importante che potrebbe permettere di valorizzare la storia di Maratea. Certamente, è stato acquistato e restaurato a questo scopo e non è possibile che venga limitato e quindi sacrificato a una pinacoteca che è importantissima e che mette in evidenza il valore di un artista di cui Maratea deve andare orgogliosa, però il museo è stato acquistato per essere il museo del territorio, per raccontare la storia di questo territorio. Una sua valutazione, professore, per concludere, perché secondo lei nel tempo Maratea, diciamo, si è abbastanza affermata da un punto di vista naturalistico, turistico, come mare, ma non come storia? È strana questa cosa. La storia va conosciuta, la storia è frutto di ricerca. La storia non è il libro già pronto che sfogli, la storia è nelle cose, è nelle pietre, è nei resti, nella natura, però va letta, va interpretata e poi va resa, come diceva Dante, o mente che scrivesti ciò che io vidi. Qui si parla della tua nobilitate, bisogna scrivere ciò che hai visto. E poi bisogna anche saper leggere ciò che altri hanno visto e scritto. Quindi fare storia significa assumere una grande responsabilità. La responsabilità dello storico che non giudica i fatti, ma li interpreta. Ecco. Non riempie le lacune con le proprie illazioni o visioni, fabulazioni, ma cerca di colmarle intensificando la ricerca proprio in quei campi che non hanno dato ancora risposta. È una fatica. Una domanda supplementare, professore. Qualche anno fa mi sono imbattuto in questo archeologo Lamboglia. Chiaramente ero parte di questa riflessione, nel senso che ero incuriosito dal cognome. Non aveva origini lucane questo archeologo? Non credo. Questo non l'ho mai appurato, anche perché poi il rapporto è stato molto breve. E lui se n'è andato che aveva appena creato il ministero. Sì, purtroppo. Quindi non ci sono prove di una lucanità? Può darsi, ma non lo so. Grazie, professore. Ciao, caro. Auguri. Dottore, una bella serata lucana, e tra l'altro con delle immagini molto belle, molto suggestive, che riguardano un settore, diceva il professore Sisinni, che andrebbe sostenuto, ma diciamo è sostenuto a metà. Certo. E ha ragione il professor Sisinni, perché appunto ha tastato con mano in quegli anni la disciplina e una disciplina molte volte non considerata dalla comunità scientifica. Invece abbiamo visto che con questa mostra il grande pubblico ha apprezzato tanto. Noi parliamo che la mostra di Napoli, Talas, Meraviglie sommerse dal Mediterraneo, ha registrato 150.000 visitatori, quindi sono tanti, soprattutto in questo periodo purtroppo di una pandemia ancora in corso. I visitatori nel mese di agosto sono aumentati rispetto alla riapertura del museo. E come dicevo, appunto è una mostra di una grande mostra di archeologia subacquea, ha raccolto reperti da tutta Italia, ma anche da Atene, e ha raccontato uno dei relitti più importanti del Mediterraneo, il primo scoperto nel Mediterraneo. Siamo nel 1900-1901, per puro caso viene fuori questo carico impressionante, una bellezza incredibile, appunto della nave di Antichitera a largo dell'isola di Creta. La mostra racconta anche la disciplina,
quindi dell'archeologia subacquea, parte dalla casualità, quindi del recupero casuale dei reperti, ma reperti sensazionali come appunto la testa del filosofo del relitto di Porticello, fino ad arrivare poi alle indagini ad alte profondità. Oggi è possibile fare indagini subacquee fino a 700 metri di profondità e anche oltre. Purtroppo adesso, diciamo, ancora arrivano, non ci arrivano ancora gli uomini. Gli uomini comunque si attestano più o meno intorno ai 130-150 metri di profondità, però diventa ancora proibitivo andare oltre, perché il Mediterraneo raccoglie un'infinità di reperti, anche perché, come abbiamo visto, è una storia millenaria, plurimillenaria direi. Assolutamente sì, tra l'altro le civiltà sono iniziate proprio, le civiltà umane sono iniziate proprio nel Mediterraneo e poi certo, ovviamente si sono sviluppate. Chiedo scusa in anticipo per il parallelo, però diciamo nei luoghi comuni, quando si pensa a cosa ci può essere sotto il mare, si pensa al Titanic, no? Sì. Si pensa a questo film molto bello, obiettivamente, che stimola molto. Cosa ha stimolato la sua persona ad avvicinarsi a questa disciplina, che è anche un po' pericolosa, ci è parso pure di capire? Sì, pericolosa diciamo se non viene fatta bene, è tutto in sicurezza, quindi comunque c'è bisogno di un'attenzione sicuramente particolare, una calma, diciamo sicuramente un addestramento serio. Sicuramente il Titanic è stato nell'immaginifico di tutti noi. Sono state tante le cose che poi mi hanno spinto ad affrontare questi studi, queste ricerche. Sicuramente la passione per il mare sopra, sotto, quindi le profondità, questo rapporto appunto con il fondale, quindi con una dimensione completamente differente, un habitat differente dove effettivamente si sente soltanto il rumore delle bolle dell'autorespiratore. E quindi la passione mi ha spinto poi a unire la passione per il mare a unirla con l'archeologia. E quindi ecco perché poi ho iniziato questa serie di studi, di specializzazioni e fino ad arrivare per adesso qui a questa esposizione, che è una delle prime sicuramente in Italia, così completa e puntuale. Grazie tanto. Grazie a lei. Allora, buonasera a tutti, sono particolarmente contento stasera, non perché sia la serata finale, ma perché questo programma di conversazione al tramonto è andato particolarmente bene. Abbiamo avuto delle serate molto, molto interessanti, c'è stato dibattito, c'è stato interesse, il pubblico è un pubblico di livello, di ottimo livello, quindi siamo tutti contenti, come sovrintendenza, io come sovrintendenza, sia come il sindaco, siamo confrontati e abbiamo detto che appunto occorre poi potenziare. Per quanto mi riguarda, io è una promessa, forse sarà le ultime cose che ci saranno qui da parte mia a Maratea, però c'è l'impegno di restaurare e riportare. Diciamo, è affascinante anche così questo posto, non fosse altro che per lo spettacolo appunto del tramonto, ma ha bisogno di essere messo a punto, quindi mi impegno a restaurare come appassionato di giardini storici, mi impegno a trovare dei finanziamenti a restaurare questo piccolo spazio in modo che sia veramente quel piccolo scrigno prezioso da cui si possa godere del tramonto, ma anche di conversazioni impegnative come quelle di quest'anno. E quindi daremo a Maratea anche questo ulteriore contributo. Io vi ringrazio tutti, ringrazio particolarmente il sindaco che ci ha appunto
accolto appunto tutti quelli della nostra sede, i collaboratori, il dottore Tarlano che ha portato avanti l'iniziativa, ringrazio Francesco Sisini che è sempre diciamo, disponibile per dare un contributo importante alle nostre conversazioni. E questa sera appunto concluderemo e parleremo di un argomento molto molto importante per Maratea, l'archeologia subacquea. Pensate che io dico le nostre, ma le vostre, ma sono patrimonio di tutta l'umanità, le ancore ritrovate qui a Santo Ianni sono state esposte alla mostra Tavassa del Museo Nazionale di Napoli, grazie, ci hanno portato il catalogo e le nostre ancore sono state viste da circa quante persone? 150.000 persone. E pensate che però c'è stato una specie di attentato a questo patrimonio di ancore. Io penso che loro, queste ancore sono nel nostro museo di Palazzo De Rieto e quello doveva essere il museo poi del territorio. Certo, è diventata anche Pinacoteca Brando, ma è anche un museo del territorio. Quindi io penso che quelle mostre debbano essere magari risistemate, come si rifà una risistemazione, si rifanno i pannelli, ma debbano essere esposti qui, perché sono state ritrovate qui. Quindi non... E nel Museo del Lieto che è stato, per volere di Sisinni, destinato al Museo del Territorio di Maratea. Quindi io non darò mai la possibilità nell'autorizzazione a portare via quelle. Quindi sentiamo appunto stasera, ringrazio tutti quelli che sono venuti, ringrazio il dottore che è stato il curatore della mostra di Napoli, e sentiamo appunto quello che c'ha da dire, ma mi impegno appunto a dire di no a tutti gli spostamenti e anche delle archeologie, quindi quello rimarrà per me il Museo del Territorio. Se possiamo faremo una collaborazione, ma il museo dovremmo trovare anche la capacità, speriamo che ci diano dei custodi in più, la possibilità di avere del personale in più per aprirlo, diciamo, più giorni possibili. Va bene, detto questo, gli impegni sono stati detti, passo la parola al sindaco che ha collaborato con noi a queste manifestazioni, lo ringrazio appunto, ringrazio tutti i marateoti e tutti quelli, Iannarella che è il direttore qui del centro operativo e tutti quanti, dottore Tarlano in prima persona perché si è molto operato, ha molto operato per questo. Grazie. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio il sovrintendente dottor Francesco Canestrini per aver avuto questa intuizione, voluto le conversazioni al tramonto, che non ha solamente voluto, ma ha reso ricche con la sua partecipazione e con il suo contributo culturale. Quindi questo momento di riflessione, questo arricchimento culturale per la nostra città è stato valutato da subito da questa amministrazione positiva e abbiamo fatto ogni sforzo per sostenerlo e continueremo a farlo anche negli anni futuri. Per quanto riguarda il nostro patrimonio di ancore, concordo con il sovrintendente che debba essere valorizzato e visto nel territorio di Maratea. Maratea ha il più grande giacimento sommerso di ancore del Mediterraneo, quindi abbiamo un patrimonio di ancore emerse e un patrimonio di ancore sommerse che è più grande di quello che è stato portato fuori, e quindi dobbiamo fare in modo che sia godibile, fruibile, visibile il patrimonio che è stato messo fuori, estratto dalle nostre acque, ma fare in modo che anche quello che è rimasto sommerso sia tutelato e in qualche modo fruibile, se è possibile, e in che misura ce lo diranno i due brillanti relatori. Le conversazioni al tramonto sono state curate dal dottor Francesco Tarlano, che ha con grande precisione ricercato i temi da trattare e ha fatto in modo che questo interesse cresca in ogni occasione. Questa sera
diciamo, l'ultima serata è quella più interessante perché riguarda le attività che il professor Francesco Sisinni, quando era direttore generale, al quale dobbiamo essere come Marateoti sempre grati per l'attività che ha svolto a tutela e per la scoperta e la valorizzazione del nostro territorio. È stata una sua intuizione, una sua ferma volontà quella di ricercare e trovare quelli che erano i reperti subacquei che fino a quel momento non ne sapevamo l'esistenza. Quindi la sua grande fermezza, intuizione e cultura ci ha consentito oggi di poter parlare delle nostre ancore, di poter ricostruire un percorso che poi è stato definito dal professor Sisinni come storico. Gli appunti di storia di Maratea chiariscono con un'attenta ricerca storica di biblioteca, di fonti materiali e immateriali, consapevoli e inconsapevoli, quelle che è la storia di Maratea fino ai giorni nostri. Quindi vi consiglio la lettura di Appunti di storia di Maratea, che è un libro estremamente importante per chi vuole conoscere Maratea. Quindi ritengo che sulla scia di queste attività noi potremo l'anno prossimo continuare a vederci e continuare ad approfondire temi di Maratea, e parlando di Maratea costruiamo un percorso che ci unisce e ci rende tutti legati a questo territorio, per il quale dobbiamo dare un contributo fattivo non solo alla valorizzazione ma anche alla tutela, perché dobbiamo continuare a preservare il nostro territorio da quelli che sono gli elementi esterni imbattanti. Dobbiamo continuare a preservare il nostro territorio e il nostro mare da quella che è la pesca a strascico. Stiamo come amministrazione comunale mettendo in campo azioni di tutela con i dissuasori a mare che impediranno a chi vuole defradare il nostro mare di continuare a farlo. Quindi noi continueremo a tutelare il nostro territorio. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Io stasera sono particolarmente felice perché vedo in questo luogo tanti amici, tante persone interessate a questo tema, ma soprattutto perché abbiamo fortemente voluto questa serata per discutere sul passato, sulla storia di Maratea, ma con un occhio rivolto al futuro, sulla progettualità che vogliamo mettere in campo come sovrintendenza, insieme ovviamente alla comunità, per offrire appunto al cittadino di Maratea, innanzitutto al visitatore, al turista, un'offerta culturale sempre migliore che tenga conto dell'importanza di questo territorio da un punto di vista paesaggistico, ambientale, da un punto di vista storico, archeologico. Parto con i ringraziamenti. Devo ringraziare innanzitutto il sindaco perché ci ha dato la sua presenza importantissima a tutte le serate, è stato sempre presente, ha dato sempre degli spunti importanti e con la sua amministrazione non ha mai fatto mancare il supporto a questo evento, che sta diventando ormai un evento che si ripete negli anni a Maratea, che vogliamo che sia appunto un evento importante. Ringrazio il soprintendente che anche lui si è impegnato molto, è stato qui sempre durante tutte le serate e mi ha permesso, mi ha dato la possibilità di seguire un po', diciamo, da un punto di vista del calendario la scaletta degli eventi e degli incontri. Ovviamente il professor Sisinni ne abbiamo parlato tanto, di tutto quello che ha fatto, di tutto degli spunti, delle intuizioni. No. Di tutto quello che speriamo che continuerà a fare nel corso degli anni, perché sono particolarmente curioso stasera di vedere come poi si dialogherà sulle intuizioni brillanti e veramente innovative nell'archeologia che il professore ha presentato di recente sulla storia di Maratea, anche in relazione a quello che poi ci dirà il nostro relatore. Quindi ancora una volta, come già nella prima serata in cui è stato protagonista il professore, c'è questa forte diciamo contatto tra Napoli, questa sorta di gemellaggio tra Napoli e Maratea che ritorna, e mi fa particolarmente piacere appunto proprio perché davvero tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, che siamo in grado di fare qui a Maratea, è dovuto
all'impegno che nel corso degli anni, durante la sua carica di direttore generale, il professore ha fatto per Maratea. Stiamo parlando di Palazzo del Lieto, parliamo di Ancore, tutto quello di cui parliamo viene dal suo impegno, per cui è veramente bello stasera avere questo tavolo di relatori e discutere di tutti questi temi. Un ringraziamento a tutto il personale della sede di Maratea, al responsabile Iannarella, a tutto il personale, perché veramente gli aspetti, diciamo, organizzativi sono stati curati fino nei minimi dettagli, e abbiamo visto che quest'anno abbiamo veramente avuto un grande successo anche nei dibattiti, nei dialoghi, a dimostrazione che i temi sono temi interessanti, temi sui quali ci sono anche diversità di vedute a volte, ma sui quali però c'è sempre il confronto, e quello è un aspetto davvero importante. Arriviamo alla serata di stasera. La mia felicità di essere qui stasera è proprio quella data dal fatto che stasera veramente si parla di archeologia, si parla di quella che è la mia materia, e se ne parla insieme a un ospite d'eccezione, il dottor Salvatore Agizza, archeologo subacqueo, è stato il curatore di una mostra straordinaria che, quando io l'ho visitata, sono rimasto davvero ad occhi sbarrati per quanto è stato affascinante il racconto e per l'importanza dei temi, e perché in un piccolo in qualche modo anche Maratea era protagonista, perché noi come soprintendenza abbiamo prestato tre ancore, tra le quali la Venus, poi l'ancora con la cassetta laterale, la sezione triangolare, e una terza ancora che abbiamo ricostruito, quindi che si presenta praticamente completa come doveva essere nell'antichità, quindi il ceppo con la contromarra e con appunto il corpo in legno. E sono davvero felice che si parli di archeologia subacquea, perché questo, da quello che mi è parso di capire anche nei confronti con le persone di Maratea, è un tema molto caldo. Quel luogo, quella collezione di reperti, è davvero in un certo qual modo un luogo identitario della comunità di Maratea, perché racconta una storia importante di questo luogo, e perché è un po' un gioiellino da mostrare, un orgoglio da mostrare al visitatore, perché in questo dobbiamo dire che nell'archeologia e nell'archeologia subacquea Maratea occupa un posto davvero importante, non soltanto nell'archeologia lucana, ma proprio nel Mediterraneo, secondo me. E nell'archeologia lucana, come abbiamo avuto modo di dire più volte, Maratea non è dove meriterebbe per la sua storia, perché per tutta una serie di motivazioni non si è mai riusciti a completare quel progetto dei musei sul territorio, che invece in un'area così importante dovrebbe essere davvero un impegno da prendere con tutte le nostre forze. Dobbiamo assolutamente fare in modo che la storia di Maratea e l'archeologia di Maratea venga raccontata nella maniera più innovativa, migliore possibile, proprio come è stato fatto ad esempio a Napoli, come è stato fatto sul tema dell'archeologia subacquea. Maratea è importante dal Pleistocene in poi. Ci sono dei siti, delle grotte sul mare, la Grotta Lina, alla quale si è aggiunta proprio di recente un'altra scoperta che abbiamo fatto con un sopralluogo, un'altra grotta con reperti di fauna pleistocenica ad acqua fredda. C'è la prima presenza dell'uomo nelle grotte di Fiumicello, il Paleolitico, e poi c'è questo sito straordinario sul quale non voglio dilungarmi, perché sicuramente poi il professor Sisini, che ne sa molto più di me, vi parlerà appunto del sito di Capolatimpa, di come quel luogo, che è un luogo a continuità di vita dall'età del bronzo fino all'età romana, quindi diventa emporio, poi diventa un sito fortificato, è un luogo chiave nella storia di Maratea, perché il primo luogo è la prima Maratea in assoluto, come poi ci dirà il professore. Ecco, quel luogo non è narrato da nessuna parte, noi abbiamo reperti importantissimi nei nostri depositi della civiltà appenninica di Capolatimpa. Sulla fase lucana, Maratea segue un po' quella che è la dinamica di tutto il territorio della Basilicata Antica, una serie di insediamenti sparsi, infatti è un'occupazione capillare del territorio, abbiamo attestazioni a massa
abbiamo attestazioni a Castrocucco importantissime, alla foce del Noce, quindi in un luogo anche quello chiave, perché era un luogo dal quale si dialogava tra il mare e l'interno, reperti greci, però con probabili produzioni di indigene di imitazione, appunto. E quindi è un luogo importantissimo anche quello. E poi abbiamo la Maratea romana. La Maratea romana, quando questo territorio, per via delle sue caratteristiche uniche da un punto di vista ambientale, paesaggistico, di rapporto appunto tra uomo e ambiente, geomorfologico, diventa uno dei siti principali nella produzione e nel commercio dei prodotti del mare. E quindi le ville marittime, due certe, sicuramente la villa di Capolasecca, che anche quella meriterebbe di essere assolutamente valorizzata, molto di più di quanto non lo è, e altre attestazioni di ville, località Illicini, quella di Santa Venere, insomma, c'era sicuramente una rete di insediamenti a vocazione sia ovviamente insediativa ma anche produttiva. E in tutto ciò rientra anche un discorso di rapporto tra terra e mare. Quella mostra, che era la mostra sul mare, non è mai stata potenziata con quello che invece quei reperti di questo territorio potrebbero raccontare sulla storia della parte terrestre. Noi ci abbiamo provato 3 anni fa con la mostra dalla Val d'Agri al Tirreno a Palazzo De Lieto. Perché? Perché volevamo che quello fosse un punto di partenza, ovviamente. Alcuni reperti non erano di questo territorio, sapevamo che sarebbero ritornati nei musei da dove provenivano, però c'erano reperti importantissimi, a partire dalla tomba 20 di Castrocucco, la tomba ad Ustrinum, appunto, oppure dalla lucerna col Crismon che racconta della cristianizzazione di questo territorio. Quei reperti sono ritornati nei depositi. Il nostro obiettivo era proprio un altro, era quello di fare in modo che la mostra sul mare venisse potenziata, sicuramente venisse rinnovata e venisse potenziata anche con il tema dell'archeologia terrestre di Maratea. Io sono convinto che le potenzialità ci sono, che le idee ci sono e che si può arrivare appunto a questo museo del territorio, appunto al museo nel quale la storia di Maratea venga narrata, venga comunicata al visitatore, al cittadino. E vorrei che questo fosse un impegno da parte di tutti noi, e che non lo so quale sarà il luogo. Io spero che il luogo di Palazzo De Lieto lo si possa recuperare, non lo so se sarà possibile, vabbè, vedremo. E ad ogni modo sono sicuro che sulla base di quanto abbiamo nei nostri depositi, degli studi fatti, questo momento debba essere un momento di recupero della nostra identità locale, storica, archeologica, ma anche un momento di programmazione dell'archeologia a Maratea. Per quanto riguarda la tutela, sarebbe bellissimo riprendere le attività, per esempio, nel mare, no? E per quanto riguarda la valorizzazione, quanto è stato fatto non deve restare chiuso nei depositi, ma deve essere patrimonio di tutti. E con questo auspicio io mi fermo qui, lascio la parola al dottor Agizza, e spero che le serate siano state di vostro gradimento e che questa in particolare possa essere davvero l'avvio di un nuovo discorso sull'archeologia e su Maratea. Grazie. Buonasera a tutti, sono entusiasta di partecipare a questo incontro. Vi porto i saluti del dottor direttore Paolo Giulierini, direttore del MAN, con il quale ho curato la mostra insieme a Valeria Levigni, la moglie di Sebastiano Tusa, e Luigi Fozzati. Sì, perché poi ci ritroviamo in un certo senso, anzi ho il piacere di conoscere il professor Sisini, perché mi sono formato con Claudio Moccheggiani, che è stato un collega per tanti anni allo STAS. La mostra, appunto, poi entreremo nel vivo, è una grande mostra di archeologia subacquea, mai fatta prima, perché comunque raccoglie reperti dall'arco tirrenico,
dalle grandi isole, la Sardegna, la Sicilia. Pensate che dalla Sicilia arrivano quasi 130 reperti, quindi un bel numero. E con i reperti sono in tutto intorno ai 400. Ho voluto Maratea all'interno, abbiamo voluto Maratea all'interno della mostra, perché racconta sicuramente un pezzo di questa storia, soprattutto della storia di Ormeggi, di Approdi e anche di questo processo, no, di urbanizzazione di ville marittime collegate a impianti di produzione, come appunto sull'isola di Santo Ianni, dove ci sono appunto queste vasche per la lavorazione del garum. Io entrerei subito nel vivo, proprio perché c'è tanto da vedere. Grazie. Sì. Spostiamo di là perché così riusciamo a vedere. Allora, mi scuso per le spalle. Allora, come vi dicevo, Thalassa nasce per puro caso. Nasce da un incontro su un aereo con il direttore Giulierini, e il direttore, diciamo, facendo chiacchiere per diverse ore su questo aereo per San Pietroburgo, ci propone questo progetto, una mostra di archeologia subacquea. Qui vedete due locandine, perché il progetto Thalassa ha previsto prima un'anticipazione, quindi una preview al castello aragonese di Baia nel maggio del 2019, che racconta la storia dei pionieri dell'archeologia subacquea, soprattutto nell'area flegrea e in Sicilia. Nell'area flegrea perché comunque è Baia la protagonista della mostra per quanto riguarda l'area campana, perché proprio intorno al 54-55 questo volo del comandante Booker rivela delle strutture in acqua che dopo poi vedremo. E da lì poi inizia questa grande collaborazione con l'allora soprintendente Maiuri e il padre dell'archeologia subacquea, Nino Lamboglia. E per la parte siciliana invece le grandi scoperte in quegli anni, diciamo, avvenivano, scoperte importanti negli anni 50, negli anni 60, 70, ma anche negli anni 80, come per esempio il grande scavo, che è stato uno scavo scuola, del Ninfeo di Punta Epitaffio, tra l'altro che ha visto anche la partecipazione di privati e finanziamenti pubblici e privati. Quindi delle grandi stagioni, fino ad arrivare poi alla sovrintendenza del mare. Sovrintendenza del mare voluta da Sebastiano Tuta, il quale poi dal 2004 ha avviato una serie di campagne nazionali e internazionali, con collaborazioni internazionali, come nel caso appunto della battaglia delle Egadi, perché appunto è riuscito a individuare, grazie a dei segnalamenti, di racconti di locali, il luogo esatto della battaglia delle Egadi tra romani e cartaginesi. E infatti queste ricerche stanno ancora andando avanti, e se non mi sbaglio quest'anno ha visto anche protagonista la Marina Militare. Thalassa invece è mostra al MAN. Perché Thalassa? Thalassa, appunto, come già ho detto, è questa mostra sul mare, sul Mediterraneo, e abbiamo voluto i reperti dalle sale museali di tanti enti italiani, ma anche in particolare dal Museo Archeologico Nazionale di Atene, perché proprio ad Atene si conserva uno dei più preziosi carichi di età romana, che proviene dal relitto di Antichitera.
Antichità era il relitto che ha conservato e ci ha restituito il famoso meccanismo di Antichitera, che è questo calcolatore del moto dei pianeti, molto probabilmente, trovato a bordo e ancora, diciamo, si stanno facendo delle ipotesi, ma di una precisione inaudita. E in mostra avevamo anche un piccolo frammento di un ingranaggio proveniente da Ostia, che ha trovato subito confronto con il meccanismo dell'Antichitera. E addirittura c'è chi avanza delle ipotesi che potesse essere appunto il planisfero di Archimede. Quindi insomma, poi le ricerche comunque andranno avanti e eccetera. Qui vi mostro, diciamo, brevemente un po' tutte le organizzazioni. Le ho volute, diciamo, selezionare anche per far capire come c'è pubblico, privato, ricerca con l'università, l'INGV e l'università Aldo Moro. Sì, perché la mostra non ha avuto soltanto l'archeologia come voce principale, ma anche la geomorfologia, cioè si è affrontato anche il tema, adesso lo vedremo con un filmato, il tema del Mediterraneo e della proiezione futura del Mediterraneo, perché comunque ci sono purtroppo dei problemi dovuti appunto all'innalzamento delle acque. E ancora poi altre società, come per esempio la Next Geosolution, che fa indagini geofisiche subacquee, che ha sponsorizzato gran parte delle installazioni multimediali della mostra e ci ha fornito anche dei filmati inediti in collaborazione con la sovrintendenza. Questa è appunto la mostra al castello. Le sezioni della mostra Thalassa partono appunto dalla storia del Mediterraneo, proseguono con i tesori sommersi, poi li vedremo man mano appunto. All'ingresso ho voluto questa frase perché, diciamo, sintetizza anche un po' il nostro lavoro, cioè quello di sicuramente custodire il patrimonio sommerso, ma la cosa importante è divulgarla, cioè c'è bisogno di questo passo che spesso si fa con difficoltà. Adesso si sta facendo molto di più, c'è divulgazione anche televisiva, quindi con notevole successo, quindi la conoscenza appunto sicuramente è una dei primi aspetti da tenere ben presente. La mostra è stata realizzata, l'allestimento è stato realizzato dallo studio Gambardella e su indicazione mia del direttore abbiamo voluto che fosse l'immagine della mostra l'Atlante Farnese. L'Atlante Farnese è il reperto diciamo tra i più importanti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e appunto c'è un riferimento alle costellazioni e le costellazioni erano utilizzate in antico per la navigazione. Ecco perché all'interno appunto della planimetria che vedete in basso a destra diciamo si ripercorrono con le luci le costellazioni principali, l'Orsa Minore, l'Orsa Maggiore, Cassiopea, la nave Argo, tutte costellazioni presenti poi sulla sfera celeste dell'Atlante. E l'architetto ha voluto anche questa sorta di custodia, di scudo, di specchi con un effetto particolarissimo, perché appunto specchia l'Atlante in più posizioni, sia zenitale che in modo appunto lateralmente. Come dicevo, all'inizio della mostra vi era perché purtroppo in questi giorni c'è stato il disallestimento, è terminato il 31
agosto, questa grande mappa del Mediterraneo. È una grande mappa del Mediterraneo che adesso vi mostrerò, appunto. Allora, questa è l'animazione, appunto, che scorreva su questa mappa 3D del Mediterraneo. È una mappa creata, realizzata da Telcos, la società, appunto, di cui sono amministratore, e è fedele perché, appunto, riprende e rielabora tutte le batimetrie del bacino del Mediterraneo e mostra la storia del Mediterraneo a partire dai 5 milioni di anni. Quindi appunto al di sotto c'era questa timeline che ripercorreva la storia dalle origini fino a questa proiezione, come dicevo, nel 2100. Adesso vedrete man mano che appunto questo Mediterraneo è diverso da come lo conosciamo, fino a questo aspetto, per poi, diciamo, ritornare all'aspetto odierno a causa di una inondazione che partì da Gibilterra e inondò, appunto, quella l'inondazione del Zancleano, del periodo Zancleano, inondò il Mediterraneo, quindi con tonnellate, insomma, quantità enormi di acqua. Rapidamente noi abbiamo anche, oltre a, appunto, alla, come vi dicevo, all'aspetto del Mediterraneo, si è poi fatto anche attenzione sulle, si è dato una suggestione sulle rotte che sono sempre state percorse da 6.000 anni, insomma 6.000 anni fa, ma anche più, che vedevano appunto questo groviglio di rotte dall'Oriente all'Occidente, fino a dare questa immagine. Questi puntini gialli sono tutti relitti, il censimento, diciamo, che è stato fatto in questi anni lungo le coste del Mediterraneo. Laddove appunto non ci sono, non vuol dire che appunto non sono presenti relitti o giacimenti, ma non è stata fatta la ricerca. Successivamente invece questa è un'immagine che mostra un Mediterraneo gran parte sommerso, cioè tutta la linea costiera, soprattutto appunto si vede in arancione la pianura padana, l'Alessandria, la Grecia, la Turchia, insomma saranno interessati purtroppo da una sommersione. E ritorniamo appunto alla presentazione. Appunto, vi dicevo, Tesori sommersi è la prima sezione della mostra. Raccoglie sei tesori sommersi, sei reperti venuti fuori per puro caso, come per esempio il caso appunto del Reshef, il Melkart di Selinunte, e appunto è una statuina datata tra il XIV e il XII secolo a.C., trovata nelle reti, impigliata nelle reti di un peschereccio a largo di Selinunte nel 1950. Ho questo rilievo fantastico di Eracle e Anteo, trovato appunto in seguito a degli scavi all'interno del porto nel 1929, nel porto di Catania. Quindi si fa questa
scoperta per puro caso. Ho la bellissima testa di Amazzone trovata durante gli scavi nel porto di Baia che darà poi l'impulso alla ricerca dell'archeologia subacquea, soprattutto grazie all'opera di Amedeo Maiuri, che capisce l'importanza appunto anche del patrimonio sommerso, come c'era appunto il patrimonio a terra, c'è anche un patrimonio sommerso, e soprattutto questa statua, insieme ad altri reperti che vedremo, testimonia questa grande ricchezza della costa baiana. Questo è un reperto appunto che mi fu segnalato da Luigi Fozzati, è un controrostro, è un elemento che si trova sulla prua, al di sotto della prua di un'imbarcazione militare romana, e a forma di cinghiale. E questo anche in seguito a degli scavi all'interno del porto di Genova alla fine del 1500 fu trovato e fu portato poi successivamente a Torino, e infatti risiede all'interno delle armerie dei musei dell'armeria dei musei reali. E qui anche io vederla ieri si perde veramente il senno, perché è la testa del filosofo del relitto di Porticello, è in questa sezione perché molto in più dei bronzi di Riace, immagino che appunto è oggetto di un trafugamento, e è venuta anche qui per puro caso. Insieme alla testa poi c'erano anche altre parti che vedremo, insomma, di bronzo, che stavano per prendere il largo appunto da parte dei clandestini. È un originale del V secolo avanti Cristo, e si pensa, diciamo, le ultime ipotesi parlano addirittura di un'attribuzione, potrebbe essere Pitagora, anche dovuta appunto alla, molto probabilmente aveva un berretto, perché come vedete la capigliatura è schiacciata, quindi potrebbe essere il filosofo. Mentre questo è l'ultimo reperto, diciamo, in ordine espositivo, è il tesoretto Erimiliano. È un tesoretto di 3.000 monete di età romana, e esposto a Piombino all'interno di questa sorta di acquario, e quindi per un aspetto espositivo, per una questione espositiva, che per una conservativa. Questa è la sezione, diciamo, che la seconda sezione, della mostra, perché è una sezione importante in quanto racconta questi momenti fondamentali e fondativi dell'archeologia subacquea. La scoperta di Baia, appunto, vedete sulla sinistra la pianta del pane di questi primi scavi che diede poi dietro alla luce questi reperti meravigliosi, come anche questo rilievo dal Ninfeo Severiano di Baia, e insieme alla campagna, la Liguria nel 1950 segna il primo passo di uno scavo di un relitto. Uno scavo di un relitto che purtroppo veniva effettuato, è stato effettuato con mezzi non idonei allo scavo, distruggendo il carico del relitto. E qui c'è un filmato ripresa della nave Regno, ecco, si è appena conclusa nelle acque del Golfo di Genova.
non già oro, come fu per l'Egitto affondata 25 anni fa nel canale della Manica, ma un carico ben più prezioso per la scienza e per l'arte che i valenti palombari del commendator Quaglia stanno riportando in superficie. Centinaia di anfore appartenenti ad un'enorme nave da carico romana, qui affondata più di 2000 anni fa per cause ancora ignote, è rimasta così. Con quel tanto di sensazionale che ancora avvolge ogni scoperta sottomarina, veniva presentata al pubblico la prima spedizione archeologica subacquea. Era il febbraio 1950 e la vena dell'artiglio, scavando nel cumulo di fango con cui il fiume Centa aveva ricoperto per 2000 anni la nave romana, recuperava a grappoli le anfore. Allora sembrava molto più importante il recupero, piuttosto che il rilevamento di dati sulla nave e sulle cause del suo naufragio. Senza alcuna cognizione archeologica, gli uomini dell'artiglio operarono con molta buona volontà, provocando però danni che dovevano rendere poi molto più difficili il lavoro di chi sarebbe venuto dopo. L'archeologia subacquea stava nascendo allora, e questi ne sono i suoi primi timidi passi. Sì, questo è un filmato dalle Rai Teche di Roma, molto interessante appunto perché innanzitutto ci mostra le attrezzature dell'epoca, quindi palombari che potevano, diciamo, che scendevano in acqua a profondità, siamo sui 30 metri, però insomma all'epoca erano profondità notevoli. Come vedete, questi erano gli strumenti, quindi potete immaginare che una benna, appunto, che tra l'altro viene ricordata nel filmato, distruggeva tutto quello che incontrava. Infatti poi successivamente nel 57 documentarono purtroppo, diciamo, i danni che fece la benna al relitto, quindi che aveva distrutto gran parte del relitto. Come? E appunto sono vari reperti del relitto di Albenga, un elmo, delle anfore, ma anche spedizioni come quello di Diana Marina, che è stata poi una delle ultime scoperte appunto di Nino Lamboglia. Spargi in Sardegna sicuramente segna la tappa principale, perché si crea il metodo, quindi così come a terra anche in acqua si avvia, diciamo, una quadrettatura, cioè appunto un posizionamento dei reperti rispetto allo spazio. La Campania ancora con la scoperta della testa di Foce Sele, questo ritratto di età romana, che in un primo momento lo scopritore Mario Rosillo, subacqueo, noto subacqueo, pensava che fosse una testa, una palla di cannone dovuta alla calotta. Invece nel rigirarla poi si rese conto che era appunto questo ritratto meraviglioso. Pozzuoli è ancora protagonista con le lucerne. 10.000 lucerne vengono trovate all'interno del porto di Pozzuoli nel 1967. Noi le abbiamo volute in mostra perché erano presenti nel deposito del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e non erano state mai esposte. La Secca di Capistello, ancora la Sicilia. C'è una grande collaborazione in quegli anni tra la Campania, la Sicilia, la Liguria, il porticello, appunto, il relitto di prima che si riferisce alla testa del filosofo. La sezione 3 invece appunto si occupa del relitto, dei relitti, in particolare del relitto di Antichitera e il relitto di Punta Licosa, quindi a nord di dove ci troviamo. Il relitto di Antichitera nel 1950 viene scoperto per puro caso da un gruppo di pescatori di Spugna. Fanno questa scoperta meravigliosa, pensano di aver trovato un cimitero di uomini e cavalli, invece non era altro che questa distesa di statue di bronzo e di marmo. Oggetti meravigliosi come queste coppe o questi gioielli, ma anche diversi elementi di bronzo
riferibili a statue. Ho questi oggetti sulla sinistra in basso che sono appunto delle pedine da gioco, quindi così si intrattenevano i marinai. Questa è un'immagine recente, perché intorno al 2014 viene ripreso lo scavo sul relitto di Antichitera e si trovano ossa, quindi forse un marinaio incastrato all'interno del relitto. Il relitto di Licosa è un'altra scoperta per puro caso, perché il pescatore pensava che fosse una cernia, invece era una delle prime anfore, e poi si diede vita a questa ricognizione e allo scavo, quattro campagne di scavo sul relitto di Licosa. Uno degli aspetti del mare sicuramente è la vita di bordo, infatti lì vedete sulla sinistra i reperti che vengono da Maratea, come quella ricostruzione dell'ancora, che è stata molto importante anche per la comprensione per il grande pubblico, perché gli elementi, un ceppo, una contromarra, non è che vengono percepiti immediatamente, fino a degli oggetti di uso comune. Ecco, vediamo qui i particolari, ancore litiche, oggetti particolari come questo oggetto, che non è altro che una cucina di bordo. Questo è il manico di una sega. Insomma, abbiamo voluto raccogliere anche oggetti non particolarmente preziosi, ma che raccontavano la vita a bordo. L'Euterion, questo grande bacile trovato a largo di Panarea, racconta anche questo momento di preghiera o comunque di ringraziamento alle divinità durante la navigazione per la buona riuscita. Questo oggetto è un'anfora sulla destra, all'interno c'è della pece ed è stato recuperato, se ricordo bene, comunque nel Cilento, quindi siamo più o meno all'altezza di Savri, e all'interno c'è della pece, quindi e che testimonia sicuramente appunto un pronto intervento durante la navigazione per l'imbarcazione. Navigazione, sacro e mito è una delle sezioni soprattutto principali che racconta il Mediterraneo attraverso uno degli eventi più importanti, che è appunto il cratere e il naufragio, e racconta un naufragio, quindi c'è raffigurato queste persone ormai in preda del mare, che ci rimanda purtroppo a delle immagini attuali. Ecco, Vivara sicuramente si ricollega a quello che appunto di cui si parlava prima con il professor Sisinni, di questo insediamento nel Golfo di Napoli, sull'isola di Vivara, che sicuramente segna questa importanza, questi contatti con l'Oriente a partire dal XVI-XV secolo avanti Cristo. Sulla sinistra vedete questa scala intagliata, viene appunto dal Golfo di Genito e era purtroppo sommersa perché appunto l'area è interessata dal bradisismo, quindi la scala parte da una profondità di meno 11 fino ad arrivare poi in emersione. Sulla destra poi trovate appunto questa descrizione, ricostruzione del villaggio, come diciamo di Punta d'Avaca. Tanti oggetti sono in mostra che testimoniano sempre questi contatti e questi rapporti diplomatici che c'era tra l'Oriente e l'Occidente, come queste barchette, ma anche questo piatto di bronzo fantastico che viene dalla Sardegna e che testimonia questi contatti risalente al X secolo a.C. Sicuramente il mare è soprattutto via dei commerci, è un'autostrada appunto che ha portato con sé tanto materiale, tanti contenuti come vino, garum, e qui abbiamo voluto ricreare uno spaccato del commercio con i vari prodotti.
Ma oltre ai prodotti, diciamo, comuni, quelli delle anfore, ci sono anche oggetti come appunto statue, bicchieri, diciamo, decorati, trovati appunto in Sardegna, che testimoniano sicuramente notevoli fatture, ma anche rapporti con l'Estremo Oriente, come la statuina indiana della Dea Lakshmi, che è appunto conservata nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli, e molto probabilmente la statuina si trovava all'interno di una delle case di Pompei. E questo testimonia ancora una volta il rapporto con l'Oriente, quindi è molto probabile che il padrone di casa avesse rapporti con Pozzuoli, per esempio, quindi che lì sui mercati potesse aver acquistato l'oggetto. Ci sono anche lingotti, e in particolare lingotti di oricalco, che questa immagine sulla destra è l'unico ritrovamento nel Mediterraneo, perché sono lingotti di oricalco, questa lega di zinco e rame. Sono stati trovati a Gela, e addirittura ce ne parla Platone quando parla delle mura di Atlantide. Le mura di Atlantide erano ricoperte di oricalco. Ancora, il mare è un mare di risorse, quindi abbiamo voluto oggetti sia di vita quotidiana, pesca, ma anche residui di lische, quindi dei contenuti delle anfore, fino a delle pesche particolari come quelle del corallo, che venivano già effettuate durante il periodo romano. Infatti, questa è un'ingegna di Sant'Andrea. Queste reticelle servivano per staccare il corallo lungo le pareti del costiere. L'altro tema è quello appunto delle strutture, perché oltre ai relitti anche le strutture vengono indagate, soprattutto quelle delle ville marittime, come dicevamo prima. E non sono prive appunto di oggetti di estremo lusso, come queste statue che si trovano al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, appunto questa Nerede su mostro marino, o questa coppa di ossidiana fantastica con corallo, ametista, lapislazzolo, da Villa San Marco, quindi nell'area vesuviana. La scoperta di Baia, come dicevo, appunto segna un punto fondamentale per l'archeologia subacquea. Quello è uno dei primi fotogrammi di questa scoperta della città di Baia. Lì invece abbiamo i protagonisti Maiuri, Lamboglia, Stazio, Tilio. Esatto, Tilio Stazio, della soprintendenza. Qui ci troviamo sempre a Baia, nel ninfeo di Punto Epitaffio, dove nel 1969, in seguito a una mareggiata, vennero fuori le prime due statue, e di questo ninfeo, di questa struttura appunto sul mare, appartenuto appunto all'imperatore Claudio, e rappresentano sia Ulisse che Baios, il suo compagno. Queste sono le altre statue che furono poi trovate durante gli scavi invece del 1981, fino alla ricostruzione all'interno del museo archeologico Campi Flegrei, presso il castello aragonese di Baia, del ninfeo, che purtroppo oggi è ancora chiuso. Quindi ci auguriamo, insomma, prossima riapertura. Sono immagini anche di ricostruzione di questo ninfeo, quindi per far comprendere anche questo lusso incredibile, no? di queste strutture, una serie di strutture, fino appunto nel 1960-64 vengono fuori anche dalla Grotta Azzurra, quindi comunque non solo il litorale flegreo, ma anche l'isola azzurra, la Grotta Azzurra, restituiscono le prime due statue di questo grande ninfeo di età romana, e successivamente vengono scoperte
con l'impegno di dell'ingegnere Carola del Centro Studi Subacquei di Napoli e della soprintendenza le altre due statue insieme ad altri reperti sul fondale, che sicuramente testimoniano, diciamo, la presenza di ulteriori statue e sculture. L'altro tema fondamentale è quello appunto delle acque profonde, perché adesso l'archeologia si sta appunto trasferendo molto di più sulle alte profondità. Infatti qui ho un filmato che vi mostra una serie di relitti soprattutto dall'area siciliana, Panarello. Siamo tra i 130 e i 180 metri di profondità, ma dei reperti vengono anche dai 700 metri di profondità. Questo è un batiscafo dell'Aurora Trust, quindi che collabora con la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Sono ancora in emersione fino a che poi raggiungono il fondale. Come vedete ci sono anche degli operatori, quindi archeologi, sommozzatori, ma sono profondità comunque impegnative, che richiedono comunque un addestramento e delle attrezzature particolari. Questo è l'audio originale appunto della... Altre appunto immagini dal batiscafo, questo punto di vista scoperta di anfore sia di garum che di vino. Molto probabilmente le rotte erano comunque tra la Sicilia e la Campania. Questa poi il ricordo di Sebastiano. Questo è l'Uterium che avete visto prima nelle immagini. Adesso vi voglio lasciare con un ultimo contributo, che è quello appunto del documentario che stiamo montando in questi giorni,
che racconta la mostra, ma anche la storia dell'archeologia subacquea. Per me si studia, si legge, si guardano le cose, si accumulano dei saperi e poi si fa una gran fatica a liberarsene. Basta un elemento sbagliato a rovinare un incanto. Il Mediterraneo è un crocevia di incontri e scontri tra popoli. Parliamo solo della superficie del mare, perché il mare è diventato una strada. Noi siamo trovati di fronte a una città sommersa, anziché dalle ceneri e dalle lapidi del Vesuvio, sepolta dalle acque di Bagdad. E la luce hanno sempre accompagnato l'uomo per mare, alla scoperta di nuovi territori e nuova conoscenza. Le abbiamo appunto concordemente affidate a grazie per la bellissima esposizione, importantissima. Le conclusioni sono del professore Sisinni. Io volevo dire, cioè, mi è venuta, diciamo, però dobbiamo vedere poi se è possibile. L'ho comunicato, diciamo, sia al sindaco, sia a Sisinni, sia a Tarlano. Sarebbe bellissimo avere a Maratea un contenitore che c'è ma non è utilizzato ed è sprecato, sindaco, però possiamo farlo tutti quanti, una parte dell'esposizione della Talassa. Sarebbe bellissimo al centro del Mediterraneo, un posto degno. Io ho ipotizzato anche Villanitti, che è storicamente eccezionale, storicamente per Maratea. Vediamo un po' se ci riusciamo. Prego. Per me non ci sarebbe che un'espressione magnificat anima mea, l'anima mia è così piena di letizia, perché questa è un'occasione in cui non si torna indietro nostalgicamente, retoricamente, ma si torna indietro per ritrovare la forza per continuare, e questa non è retorica ma è realtà. Abbiamo avuto delle suggestioni in questi incontri serali grazie al concorso delle varie istituzioni, a partire dalla soprintendenza, a me tanto cara, dal comune di Maratea, dal sindaco e dai suoi collaboratori, da questo centro operativo molto attivo e soprattutto dal pubblico, che ha dato questa adesione forte, adesione a che cosa che è il bello. Cioè, la nostra scuola, è la pretesa della nostra scuola, per noi che soprattutto anziani stiamo per andare via, è quello di lasciare qualcosa di significativo, degno di memoria, memorabilia, ma ciò che è degno di memoria e non è altro che la bellezza, perché la bellezza non muore mai. E questa è bellezza. Queste serate sono state serate di bellezza, in cui l'animo si è aperto, la mente
si è allietata, si è arricchita, abbiamo spaziato. Questa dell'archeologia subacquea per me, poi chiedo scuse il riferimento, ma non vuole essere nulla di particolare, di autobiografico, ma questo è un settore a me particolarmente caro, perché io ne avvertii, io che sono docente di filosofia, ma ne avvertii, appassionato di archeologia, studio archeologia da sempre, l'esigenza appena assunsi lontano 75 la responsabilità di direzione. Perché? Perché avevo visto che mentre l'archeologia terrestre, con tantissime difficoltà, aveva fatto non un passo da gigante, ma un po' di passi, e quindi noi disponevamo di una mappatura dell'Italia e delle isole, non certo soddisfacente, non certo esaustiva, ma piuttosto significativa, capace di orientare, di indurci a ulteriori ricerche su una scia, su una linea ben segnata. Ne venne fuori il piano nazionale dell'archeologia. Ma questo campo dell'archeologia subacquea era addirittura visto, non dico con sospetto, ma con indifferenza dai vecchi archeologi, ad eccezione, ecco, delle figure classiche, si è nominato Maiuri, ma Maiuri è stato un gigante. La grande collana dell'antica madre dedica a questo soprintendente un intero volume, e sono volumoni. Maiuri è stato un gigante, quello che ci ha scoperto Pesmo e tante altre cose. Bene, Maiuri ha avuto, per restare nel meridione, questa intuizione, ma l'ha avuta anche Tusa, il padre di Tusa, di Sebastiano, Vincenzo Tusa, che è stato un mio carissimo collaboratore, soprintendente archeologo a Palermo. E poi al nord, a Genova, questo relativamente giovane archeologo, Lamboglia. Però Lamboglia non era amato per le sue stravaganze, perché era un uomo molto estroso e non rientrava sempre negli schemi. Io invece, forse perché giovane, ero più o meno quarantenne, mi invaghii di lui, perché quello che mi diceva era qualcosa che mi portava in quel mondo che avrei voluto conoscere e che mi era invece precluso. E purtroppo Lamboglia, che stava costruendo il primo museo di archeologia subacquea in Sardegna, purtroppo finì tragicamente, perché una mattina brumosa di novembre l'autista non vide il limite del volo, stavano per imbarcarsi appunto per la Sardegna da Genova, e finirono con la macchina di servizio in mare. Beh, vi devo dire che l'unico telegramma che venne dal ministero fu il mio, l'unico, per dire quanto si teneva in poco cale, diciamo, in poca importanza l'archeologia subacquea. E invece quello per me fu il momento della scintilla, perché si devo creare un servizio ad hoc, e lo creai. E questo con Fossati, che è stato qui ricordato, ma soprattutto con Boccheggiani, parlo Boccheggiani, un'altra figura carissima che abbiamo perduto da poco tempo, che erano degli entusiasti, che però sapevano comunicare questo entusiasmo alle forze dell'ordine, per esempio nei carabinieri, nella marina, nelle capitanerie di porto, nei vigili del fuoco, nella finanza. Cioè, noi riuscimmo a suscitare un interesse planetario, planetario. Per cui quando si diceva parte la barca, c'era, si era sicuri di avere l'assistenza di tutte queste forze che disponevano di subacquei, per conto loro, per ragioni proprio istituzionali. E ha dovuto anche piangere un'altra vittima in Fossati, un giovane che era venuto a Maratea. Fossati, perché ecco un piccolo cenno per chi è di Maratea o a Maratea, a Maratea nasce l'archeologia subacquea per caso, proprio per caso, nasce tutto in archeologia per caso, è vero? Che succede? Che dei piemontesi nel 75-76 vengono a fare i subacquei a Maratea,
e trovano un'ancora. E quindi è una prima testimonianza, però ne vedono anche altre e dopo 2 anni ritornano con Genovese, sono già in 4 e quindi vengono fuori 5 relitti. Questi sono stati poi portati nel museo di Torino, 2 dovrebbero essere rientrati nella soprintendenza archeologica di Potenza, però ecco, nasce già tra la gente comune, ma come? Che cosa c'era stato a Santoianni? Che c'è a Santoianni? Nell'81 mio fratello, Fernando Sindaco, riesce ad ottenere un contributo dalla regione siciliana per una prima esplorazione. Il presidente Verrastro gli crede e parte una prima esplorazione che è significativa. Poi Fernando muore e non vengono più le sollecitazioni, eppure nell'81 io ero riuscito a far fare con i fondi del Ministero, i contributi per la valorizzazione, una prima mostra a Baratea proprio per esaltare questa presenza subacquea. Però gran silenzio da trovarsi, io non potevo usare più di tanto, perché ogni tanto ricevevo anche delle interrogazioni parlamentari per questa troppa attenzione per Baratea, succede anche questo, ma era naturale. E quindi nel 90, ormai è stata creata e funziona benissimo con 3 sezioni di archeologia subacquea marina, fluviale e lacustre, abbiamo già a Baia una prima proporzione di museo, un altro l'abbiamo in Liguria, un altro a Grado, stiamo già creando dei poli. E quindi a un certo punto do l'incarico di fare l'esplorazione sulla costa tirrenica, ovviamente non posso dire Baratea, e allora lo Stas viene da Napoli in giù. Ma questo perché alle mie spalle c'erano dei giganti come per esempio Giovanni Pugliese Caratelli, che mi diceva: guardate che voi siete molto più antichi di quanto pensiate, siete molto più antichi. Lui aveva avuto delle intuizioni, poi ha avuto delle conferme, e bisogna soltanto verificare. E solo dal mare, dalla costa, potevano venirci le risposte. E nel gruppo degli anni 90 che portò in evidenza, non solo, qui noi parliamo delle ancore, ma non ci sono solo le ancore, forse il più grande deposito del Mediterraneo, ma non sono solo ancore. E comincia anche un'attenzione sulla costa in contemporanea, quindi archeologia terrestre e archeologia con la Lattanzi e poi con Bottino il soprintendente. E nel 91 era venuto qui Ciamparani, questo giovane splendido, sembrava un atleta, che finì nelle acque del Velino vicino Rieti, anche lui tragicamente proprio nelle acque. E io ne rimasi quasi una benedizione, ne rimasi terribilmente scosso anche per la esemplarità del dolore di questa mamma che aveva l'unico figlio, vedova. Quindi fu un momento veramente terribile per la mia vita, una grossa prova. E pensate che lui stava preparando una grande mostra dei reperti di Baratea nel mio bel San Michele. Per chi non lo ricordo, il mio bel San Michele è questo grande edificio, il più lungo della manica lunga del Quirinale di Roma, dove era la mia direzione generale, dove c'erano circa 800 inviati, dove c'erano 5 sale per convegni, concerti, mostre, eccetera. Bene, si stava preparando proprio nella sala che poi abbiamo dedicato a Ciamparani questa mostra su Baratea, perché volevo portare il caso Baratea a livello nazionale. Però la mostra la facciamo poi a Baratea, è la mostra Venus, con un bellissimo catalogo che credo sia ancora in circolazione e che dà tante notizie. Poi c'è stato un secondo, ultimo momento di attenzione, però bisognava continuare,
Se non che, che è successo? Che dopo la mia uscita per ragioni anagrafiche dallo Stato, dalla istituzione, la chirurgia subacquea è finita, cioè, lo STAS è stato letteralmente cancellato, come il piano di archeologia ed altre cose, come il sistema nazionale, vabbè, queste sono cose che avvengono. Ma tornando a Baratea, ecco, questi sono i precedenti, 81, 91, 93, la grande mostra, abbiamo questa ricchezza enorme, abbiamo bisogno di esporla, di farla vedere, perché la tutela non va mai scissa dalla valorizzazione. Diceva Spadolini, si tutela valorizzando, si valorizza tutelando. E allora, pensa una cosa logica, il comune ci offre Palazzo di Rieto, che era dell'ECA, ente comunale di assistenza, è diventato comunale, e io con titubanza lo acquisto, sono però lo Stato, sono il Ministero, e mi arriva, come prevedevo, mi arriva immancabilmente da un signore di Baratea, però intanto di titolo, mi arriva l'interrogazione parlamentare, ma non mi porta niente, io sono deciso che Baratea, che ha avuto la ricchezza sulla terra e ora sul mare così abbondantemente profusa dalla natura, da Dio, dal Creatore, deve esporre questa ricchezza, deve farla vedere ai propri figli, deve. E allora pensa al Museo del Territorio, la cosa più semplice. Un museo che possa raccontare la nostra storia. E cominciamo con una metafora, un simbolo, un senso vago di museo, in un palazzo che la sovrintendenza ai beni architettonici restaura in maniera magistrale, magistrale. Ora non è possibile che con i cambiamenti che ci sono al Ministero, dove addirittura scompaiono le sovrintendenze, si creano i pori che non significano assolutamente niente, che sono un'alterazione della realtà di fatto, perché l'Italia ha una rete di musei, un sistema, 3.500 musei, non sono i 10 grandi musei che fanno l'Italia, sono i borghi, i piccoli borghi che sono musei all'aperto, sono il 70% dell'archeologia che sul territorio, 70% del territorio è archeologica, questa è ricchezza immane, è tutto un museo, e qui c'è un altro sistema che noi avevamo creato con legge, che è stata regolarmente ignorata, il sistema museale nazionale, che avrebbe raccolto i musei dello Stato con quelli delle regioni, con quelli degli enti, delle accademie, hanno fatto tutti insieme per offrire questa, quando uno va in museo non si chiede è dello Stato, del Comune, io voglio vedere le cose punto e basta. Vabbè, è andata così anche questo, però per dire, per riallacciarci a questo passato, ecco, io voglio raccomandare al soprintendente, grazie a Dio è tornato in Basilicata, spero che ci resti sufficientemente, almeno per mettere in ordine certe cose. Quell'edificio è stato acquistato, ma formalmente, dal Ministero per dare a questa città il Museo del Territorio. Io ho fatto tanto per Brando, era quasi sconosciuto, valeva e vale farlo conoscere. Ma non può occupare un intero palazzo, cioè 40 stelle non possono occupare un intero palazzo, quindi ci sia pure lo spazio per la Pinacoteca Giovanni, ma anzitutto questo bene che abbiamo qui nei depositi deve essere esposto, quindi bisogna trovare un'intesa, ma Palazzo De Lieto, il sindaco se ne faccia promotore, perché io conosco anche le difficoltà del soprintendente. Io le dico queste cose forse anche con certa libertà, perché sono un po' fuori, è necessario che Palazzo De Lieto venga restituito alla funzione per cui è stato acquistato per essere. Quindi questo ben di Dio che abbiamo qui, pensate alla tomba numero 20, ma basterebbe quella, la tomba numero 20 è cosa straordinaria, quindi non sono soltanto, perché continuiamo a dire le ancore, sì le ancore sono tante, è significativa perché poi creano anche dei problemi archeologici, per esempio la più antica è quella che doveva essere greca, no? Quindi che si è sempre detto romana, no, calma, perché c'è qualcosa di più antico. Però non bastano, cioè abbiamo un bel di Dio qui da mostrare e non può restare chiuso, è proprio lì,
dei depositi, non è possibile. Quindi ci vuole un sommovimento di popolo, qualcosa, ma non è possibile. Dopo 80 anni, perché se fossi stato in servizio, certamente avremmo avuto questa, però nessuno ne ha parlato più, nessuno ha voluto parlare, il palazzo però non può o essere impegnato per manco due mesi all'anno per una mossa, che altro poi quella non è che è una mossa, diciamo, ben venga, sia chiaro, perché è una gloria di Maratea questo artista, ma insomma dobbiamo ridimensionare le cose, la prima cosa che ci interessa è la nostra storia, il nostro passato. Chi furli maggior tu, gli andiamo chiedendo sempre. Beh, comunque grazie a soprintendente e a tutti voi per questa occasione. Io mi devo augurare di essere ancora con voi l'anno 21, perché la mia età, questo augurio è doveroso. E intanto diciamo, manen obiscum domine, qui ad vesperacit, si fa sera, e quando si fa sera abbiamo bisogno che il punto di riferimento resti con noi, resti la luce, e la luce non è altro che la bellezza. Grazie. Un ringraziamento in particolare a Francesco, questo è il futuro dell'archeologia, anche di, e soprattutto di Maratea. Grazie a tutti, e allora alle conversazioni l'anno prossimo. Ci pensiamo. Abbiamo un anno per pensare.